Ragazzuoli, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, ma buon novembre perché oggi primo novembre, subentra novembre qui a Milano, novembre piovoso, naturalmente come da tradizione, novembre piovoso a me piace, dico la verità, a me piace, io preferisco molto di più il clima uggioso, la pioggerellina, la nebbia, trovo la mia comfort zone in un clima del genere, molto di più che rispetto all'afa da città, quella che non ti fa respirare assolutamente tutta la vita, quindi oggi mi sento, sono felice per questo. Non si sentiranno felici i tifosi della Roma per la partita di ieri, uno perché, diciamocelo, la propria squadra, la Roma, ieri è stata imbarazzante, uno, e il Milan è stato superiore, nettamente superiore, due, ma non saranno felici nemmeno con Maresca. Sei sempre tu, Maresca, sei sempre tu! A proposito, è andata al Tottenham, notizia dell'ultimo minuto praticamente, oggi ufficiale Mourinho, è Mourinho. Mourinho Tottenham è stato Mourinho al Tottenham, adesso parlando di Roma. Conte al Tottenham, nuovo allenatore del Tottenham, poi magari parleremo a fine video di questa decisione, no? Sia del Tottenham che di Conte. Adesso iniziamo parlando appunto di Roma-Milan, di quello che sta succedendo ogni settimana, ormai siamo al ridicolo, ragazzi, io vedo robe ridicole, che è assurdo che accadano determinate cose in epoca VAR. Cioè, tu hai introdotto il VAR per spegnere le polemiche. Se fate mente locale, in tutti i big match quest'anno ci sono state sempre polemiche. Sempre giudizi, sempre decisioni arbitrali assurde. Assurde col VAR. Cioè, pensate voi. Pensate voi. Questo non perché il VAR è il male del calcio, fa schifo, che vergogna il VAR, eccetera, eccetera. Ma perché viene applicato, ragazzi. Perdonate il francesismo alla cazzo di cane. Se tu applichi il VAR a tuo piacimento, non è colpa del macchinario che ti supporta, è colpa tua che non è un regolamento chiaro, non è un protocollo chiaro, lo usi a tuo piacimento, quando, come vuoi. Ma non va bene così, ragazzi, perché io vedo determinati episodi che nel giro di una settimana, hanno esiti diversi. Uno è il rigore, Dumfries Alexandro, rigore. Settimana dopo, Kier, Pellegrini, episodio più netto secondo me, non è rigore. Lo stesso campionato, ma addirittura giudizi contrastanti nella stessa partita, a distanza di pochi minuti. Cioè, questo mi sembra paradossale, è assurdo, quindi non va bene. Prima di parlare degli episodi, ieri abbiamo commentato già Roma-Milan, sia gli episodi che tutta la partita in diretta su Twitch e vi ringrazio di cuore perché ieri eravamo tantissimi, veramente un botto di persone. Vi ringrazio di cuore, ragazzi. Continuate a supportare il canale iscrivendovi qui su YouTube, lasciando like a tutti i miei video e seguendomi anche su Twitch perché, come vedete, escono delle belle live fino a notte fonda. Siamo stati veramente tantissimi, quindi vi ringrazio di cuore. Allora, io dico che il Milan è stato nettamente superiore alla Roma. Poi andremo ad analizzare gli episodi, assolutamente. Ma tutti gli episodi, io parlerò anche del rosso a Theo Hernandez, perché anche quello secondo me è sbagliato. Anche quello. Non il fallo di Theo, perché secondo me il fallo di Theo è da giallo. Se è già ammonito, fa un fallo da giallo. Ma c'era fallo di Krunic, su Krunic, scusate. Ovviamente lì si parla di un fallo a metà campo. Qui la Roma recrimina su dei rigori, che è diversa come roba. Però diciamo che questo ha scontentato un po' tutti ieri. Sei sempre tu, Maresca! Cioè, questo è proprio scarso, ragazzi. È proprio scarso. Notizie dell'ultimo minuto, se ho letto bene, non so, andavo di fretta, l'hanno fermato. Ma questo così è. Questo così è. Fa un disastro, viene fermato, poi ritorna, fa un disastro, viene fermato ancora. Questi sono gli arbitri italiani. Cioè, ma vi rendete conto col VAR che cazzo succede, ragazzi? Dai. Allora, parlando un attimo della partita, il Milan stava dominando. Dominando totalmente la Roma. Arrivati a un certo punto, secondo me, se il Milan fosse stato avanti 3-4-0, non ci sarebbe stata una mazza da dire, ragazzi. Niente, niente. Io una Roma così deludente non me l'aspettavo, non me la sarei mai aspettata. E un Milan così convincente, perché dici, Cazzarola, hanno fatto 9 vittorie, un pareggio, giocano all'Olimpico, mi aspetto magari una prestazione un po' più difficoltosa. Invece la prestazione del Milan c'è stata. A livello di gioco il Milan ha dominato totalmente la Roma. Cioè il Milan, pensate che l'ultima mezz'ora ha passato in trincea con l'uomo in meno. Nonostante questo ha fatto registrare a fine partita quasi il 60% di possesso palla, quindi cosa vuol dire? Ha giocato solo il Milan. Ha giocato talmente tanto prima che nonostante l'ultima mezz'ora si siano messi lì in trincea, hanno fatto registrare comunque molto più possesso palla della Roma. Questa è testimonianza che la Roma non ha fatto niente, 11 contro 11, niente.
Poi con l'uomo in meno ci ha provato un po' di più, fino ad arrivare agli episodi incriminati. Ma il Milan ieri dominante, Ibra, grande punizione, anche se Rui Patricio per me ha tante colpe, ma tutta la vita ha preso gol sul suo palo. Da lì dove te la poteva tirare Ibra? Al limite dell'area con quella rincorsa che prende lunga. Era scontato il tiro sul suo palo, però Rui Patricio ha fatto il passo in mezzo e gli ha tirato uno scaldabagno sul suo palo praticamente. Milan dominante in mezzo al campo come trame di gioco, Bennacer e Kessié hanno giocato benissimo, tanta roba, hanno completamente dominato e asfaltato il centrocampo della Roma, improponibile, Leao infermabile, non la... ecco a proposito di derby, Leao è l'uomo che temo di più del Milan, vi dico la verità, più di Ibra, perché Ibra gioca da fermo, per carità ha sempre una classe immensa, perché Ibra è Ibra. Ma l'uomo che temo di più del Milan è Leao. Ricordate anche il derby dell'anno scorso all'andata? L'Inter perde con doppietta di Ibrahimovic, ma per me quello che ci ha devastato negli spazi è stato Leao, che ha creato l'assist per Ibrahimovic. Era infermabile, quindi occhio alle ripartenze di Leao, occhio a dargli campo, questo mi sento di dire al mister. È l'uomo più pericoloso, secondo me. Poi mancherà Teo Hernandez, parleremo anche di questo. Il Milan ogni azione andava in porta con una facilità di troppo facile, difesa della Roma alta e piatta. E Ibra, 40 anni che ti partiva in velocità, non si poteva guardare una roba del genere, mi dispiace. Quindi questa è testimonianza della Roma che non c'era in campo e il Milan che faceva tutto quello che voleva. Adesso però arriviamo agli episodi, ragazzi. Quindi ai punti, ripeto, dominio del Milan. Milan nettamente superiore alla Roma, Roma inesistente. Quindi il Milan ha dominato la partita. Questo non vuol dire però che quindi, il Milan domina la partita, il Milan merita la vittoria, quindi gli episodi, se c'è un rigore dubbio, glielo do. Se c'è un rigore netto per la Roma, non glielo fischio. Eh no, perché tu comunque gli episodi li devi dare. Anche l'Inter con la Juve, 1-0 avanti, stava controllando la partita, io non stava facendo niente, il rigore al 90° di Dumfries è stato fischiato. C'è poco da fare. Quello mi è costato 2 punti, mi è costato 2 punti quell'episodio al 90°. A distanza di una settimana vedi incongruenza palese, ragazzi. Lasciate perdere, tu parli perché sei interista. No, perché io da interista sono stato il primo ad accettare quel rigore che mi è stato dato contro. Io me la sono presa col mio giocatore in quel caso, che è stato imprudente, no? Potevo venire qua a sbraitare contro l'arbitro e dire no, che rigore hai dato. Molti l'hanno fatto, ma perché? Per loro quello non è rigore, per me quello era rigore, fiscale, da calcio moderno. Però il tocco c'è stato, la sfiga ha voluto che il piede di Alessandro si trovasse in area, piede contro piede, contatto lieve, ma contatto da rigore. Rigore da calcio moderno, sì, però si poteva fischiare, non mi ha scandalizzato. Quello di Romagnoli su Pellegrini, ragazzi, ma 10 volte più evidente, dai, gli dà un calcio sulla caviglia. Come posso accettare una roba del genere, un'incongruenza del genere a distanza di una settimana, 2 big match che sono stati decisi così? Uno per un rigore non dato in questo modo al 90° e uno per un rigore assegnato in questo modo al 90° per un contatto meno grave. Quindi non va, c'è qualcosa che non va. Partiamo dal rigore su Ibrahimovic però. Lì ragazzi, anche lì è un episodio dubbio, troppo... È troppo per dare un rigore. Tocca il pallone. Allora, se Kier avesse toccato il pallone lo tocca di ginocchio dopo. Però prima dà un calcione netto. Non è che tocca appena appena Pellegrini e poi tocca il pallone col ginocchio. No, gli ha dato un calcione netto sulla caviglia. Almeno quello che ho visto io. Quindi... Per carità, i Bagnets magari non sarà stato pulitissimo, però io vado pure a difesa dei difensori, ragazzi, ma è naturale che in area di rigore se un difensore fa un tackle in scivolata e tocca il pallone, ma toccherà sicuramente anche l'attaccante, quindi fischiare sti rigori secondo me no, non va bene. Quindi tu, già un episodio dubbio, sei andato a favore del Milan. Ecco perché poi succede il rosso a Teo Hernandez, per questo... Perché lui ha detto, episodio dubbio, me lo sono rivisto mezz'ora, non ho avuto il coraggio però di non dargli questo rigore, perché già gliel'avevo dato io, lo rivedo, vedo un contatto dubbio, vedo comunque la palla che si sposta, però gli ho dato rigore e gli do rigore. Questo ha deciso Maresca. Quello che succede però, ragazzi, cosa pensa Maresca? Dice, adesso ho fatto un favore al Milan, tra virgolette, adesso i contatti dubbi in mezzo al campo lascio correre. Ecco perché il fallo su Krunic non lo fischia,
per questo, perché secondo me è stato palese, perché sti contatti qua al primo tempo, io l'ho visto la partita, li fischiava tutti. Tu, come facevi così un giocatore? Fallo, fallo, fallo. Leao avrà preso 800 falli, non hanno mai preso Leao, ha preso 800 falli così. Quindi metro di giudizio, nella stessa partita, rivisto. Quindi rosso a Hernandez, secondo me, ingiusto, perché c'era fallo su Krunic, soprattutto per come stava arbitrando lui. Però lui non ha dato quel fallo perché si è reso conto di aver fatto una stronzata prima, secondo me. Poi cosa succede? Dice, io il Milan adesso il Milan è in 10. E non se l'è sentita, ragazzi, di dargli il rigore all'ultimo secondo, perché ha pensato, il Milan è in 10, se adesso gli do anche il rigore contro, dopo che c'è stato quel contatto su Krunic, scoppia il putiferio. E questi sono arbitri scarsi, mi dispiace. Sono arbitri scarsi, scarsi, scandalosi. Scandalosi che nella stessa partita applicano due metri di giudizio totalmente opposti, perché viene fischiato un rigore su Ibrahimovic con Ibañez che tocca comunque il pallone o anche il pallone, quindi tocca l'uomo e tocca il pallone. Ma come si può non dare allora quel rigore lì di Kier su Pellegrini, dove Kier non l'ha fatta apposta, per carità, assolutamente, assolutamente, però è stato imprudente. Perché finisce col scalciare la caviglia di Pellegrini. Quindi, per carità, io sono sportivo, riconosco che il Milan ieri ha dominato. Ieri il Milan poteva stare tranquillamente avanti 3-4-0, però non li ha fatti i gol. Non li ha fatti. Anche l'Inter con la Juve stava controllando la partita 1-0, in controllo la Juve è mai pericolosa, però episodio del genere, e al 90° abbiamo preso in quel posto e io l'ho accettato. L'ho accettato, l'ho accettato. Quindi ieri ho visto un rigore su Ibra che per me non è mai rigore, però lì ammetto che può essere un episodio dubbio, no? Ammettiamo, può essere un episodio dubbio. Il rosso su Theo Hernandez, che è troppo, ma non perché Theo Hernandez non abbia fatto un fallo da giallo, ma perché probabilmente c'era un fallo prima su Krunic. Soprattutto, quello per me non è un fallo, evidente, ma per come stava arbitrando lui, che i contattini in mezzo al campo li fischiava tutti, quello secondo me era fallo, no? Quindi quello è un altro errore, anche se secondo me poi succede il rosso di Theo, ma lui non può sapere quello che succederà dopo non aver fischiato quel fallo, quindi lui non ha fischiato un fallo a metà campo, che è diverso. È diversa, non è paragonabile a due rigori. Poi, ironia della sorte, ha voluto che in quella stessa azione Theo si facesse espellere. Quello è un altro discorso. Però non si sta paragonando a un rosso inesistente con due rigori. No, il rosso succede dopo quel contatto da gioco che non ha fischiato, sbagliando, secondo me. Ma per me il più clamoroso di tutti è l'episodio all'ultimo, con Romagnoli che scalcia, con Kier che scalcia il giocatore della Roma, Pellegrini, per me quello è un rigore netto. Soprattutto, ripeto, se una settimana prima viene dato un rigore molto, molto, molto meno grave. Allora io sono il primo a dire che i difensori in area di rigore non possono fare i pinguini, no? Che devono stare rigidi, attenti, eccetera, eccetera, no? Non si possono manco muovere perché non può manco toccarlo un giocatore, come ha fatto Ibañez. Però quello di Kier io vedo lì un calcione, quindi questo vedo io, ragazzi, è uno schifo, cioè mi dispiace, ma è uno schifo. È uno schifo che il VAR venga utilizzato così, dai. È uno schifo. Quindi questo è stato fermato, una pippa d'arbitro, si può dire tranquillamente, perché è scarso. Scarso ogni volta che arbitra ne combina una. Sei sempre tu, Maresca, sei sempre tu. Quindi adesso il Milan resta a 7 punti col Napoli. È una distanza bella enorme. È ovvio che adesso il derby, ragazzi, l'Inter non lo deve sbagliare. Mancherà Theo Hernandez ed è ingiusta l'espulsione di Theo Hernandez, ripeto, ma non perché il fallo di Theo non sia da giallo, perché c'era un fallo su Krunic prima, soprattutto per il metro di giudizio applicato dall'arbitro, sono d'accordo. Però ieri, ragazzi, dai, siate onesti, il rigore di Ibra, generosissimo. Cioè, se dai un rigore del genere devi fischiare 8 ogni partita, secondo me. Basta che un difensore entra in scivolata ed è rigore, praticamente. Però quello netto secondo me ripeto, è quello di Kier. Ed è assurdo che a distanza di una settimana io ho perso due punti così e il Milan no, per un contatto più grave. Ecco poi le incongruenze in un campionato che ti fanno storcere il muso, no? Quindi, anzi il naso, no, il muso no, storcere il naso. Quindi non va bene, non va bene, non va bene per niente, non va bene per niente. Ripeto, la colpa non è il VAR, ma come viene utilizzato. Adesso, prima di pensare al derby, però c'è lo Sheriff,
C'è una partita di Champions League anche per il Milan. Io sono curioso di vedere le scelte del Milan contro il Porto, se farà turnover, perché diciamo ormai il Milan è tagliato fuori, no? A differenza dell'Inter che è in piena corsa e il Milan è fuori. Quindi anche dovesse vincere, il Milan resterebbe comunque all'ultimo posto. Quindi non so le scelte di Pioli se saranno più conservative, se farà più turnover. Questo sarà molto curioso capirlo, no? In base alla partita poi di domenica, in base al derby, quindi vedremo questo. Ma prima di pensare al derby, appunto, c'è la partita di Champions League e noi lo sappiamo benissimo che la Champions League, ragazzi, porta tanti soldi. L'anno scorso, per il mancato passaggio ai gironi di Champions, l'Inter ha perso più di 40 milioni di euro nelle casse. Quindi passare il turno di Champions League per me è importantissimo, importantissimo, assolutamente. A proposito di passaggio di turno dell'Inter e dell'anno scorso, la notizia del giorno è di Conte. Conte, che l'anno scorso non ha passato il turno di Champions League, è che addirittura è il nuovo allenatore del Tottenham. Le scelte di Conte mi lasciano sempre spiazzato. Lui va sempre in un posto da rifondare, in un posto dove non ci sono pressioni, dove sa che quindi anche vedi, anche il Tottenham dovesse anche arrivare quinto, quarto, verrebbe dato tutto merito a lui, no? Quindi lui fa molto queste scelte qua. Io però quello che mi chiedo, ma veramente andare al Tottenham è meglio di continuare il tuo percorso all'Inter? Io questo mi chiedo, veramente io non capisco le scelte di Conte. Poi, per carità, bisognerà vedere il mercato che gli faranno, bisognerà vedere quanto gli danno di ingaggio, perché alla fine sempre i soldi comandano, ragazzi, c'è poco da fare. Poi, per carità, lui ha avuto i problemi con la società, con Suning e compagnia, abbiamo visto anche i problemi che Suning ha, inevitabilmente, però insomma, certe scelte mi lasciano sempre un po' spiazzato, ecco, io piuttosto che andare ad allenare un club di Conference League, cioè manco l'Europa League, Conference League, io, per come sono fatto io, avrei continuato all'Inter da campione d'Italia, per come sono fatto io. Poi, detto questo, assolutamente io sono col mister attuale Inzaghi, a me non me ne frega niente di chi c'era in passato, per me Lukaku, Hakimi, Conte, con chi ho più malincuore, con chi meno, eccetera, eccetera, ma io non ci penso più a chi è stato il passato nell'Inter, quindi io penso al presente. Quindi testa al presente, dobbiamo recuperare punti, noi il nostro lo dobbiamo fare, il nostro cos'è? Vincere le partite, l'Inter il suo lo fa, lo sta facendo adesso, due vittorie di fila, e se davanti però non perdono colpi diventa un problema, naturalmente. Quello che mi chiedo però è che se c'è un episodio contro queste squadre, in questo caso il Milan, lo si deve fischiare, mi dispiace. C'è poco da fare, dai, c'è poco da fare. Quindi questo è il ragionamento del giorno dopo tutto quello che è successo, ma ripeto, il problema non è il VAR, ma di come viene applicato. Fate chiarezza nel protocollo, perché piuttosto toglietelo, perché non ha senso, perché col VAR comunque vengono investiti, spesi tanti soldi e poi viene utilizzato così, veramente a capocchia, cioè ma che senso ha, ragazzi, dai. Non ha veramente senso. Ragazzi, do la parola a voi, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e condividete, fatemi sapere tutto quello che vi pare nei commenti sotto questo video. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amala, testa, ripeto, a Sheriff Inter. Prima quella e poi al derby. Poi ne parleremo. Ciao ragazzi.